Buongiorno a tutti, sono Camporuscire dell'Ufficio Territoriale ISTAT Area Sud della Campania e vi illustrerò in questa presentazione gli obiettivi e i contenuti del lavoro svolto insieme ai colleghi dottor Matteo Potenzieri e la dottoressa Valeriana Leporanico sulle basi informative per le analisi del territorio. Allora, il lavoro si propone l'obiettivo di fornire un'ampia e dettagliata descrizione delle fonti di dati territoriali esistenti nell'ambito delle analisi demografiche, economiche e sociali, in particolare partendo dal patrimonio informativo dell'Istat e dalle sue principali banche dati, si è voluto costruire un vero e proprio database che fosse completo con le fonti di dati non solo Istat, ma anche di altri enti, quali ministeri, regioni e Banca d'Italia, approfondendo una serie di aree tematiche allo scopo di avere a disposizione un unico archivio di consultazione e di diffusione dei dati. Gli indicatori poi raccolti all'interno del database sono stati confrontati con gli indicatori per lo sviluppo sostenibile degli SDGs e del benessere economico e sociale, allo scopo di proporre un quadro analitico dell'impatto del Covid-19 sulle regioni italiane e in particolare nel Mezzogiorno. Sono 15 le aree tematiche trattate all'interno del nostro database e per ognuna di esse è stato raccolto un numero cospicuo di indicatori, per un totale di 2.136 indicatori. Per ogni macroarea sono stati individuati dei sottotemi al fine di facilitare la ricerca degli indicatori all'interno del database. Si ricorda che per tutti gli indicatori individuati la prima banca dati di consultazione è sempre stata il punto STAT, che è la banca dati generale dell'ISTAT, per poi passare alla ricerca di altre fonti. Vediamo adesso nello specifico quali sono i temi trattati. Siamo partiti dal tema dell'ambiente, per il quale sono stati raccolti 157 indicatori, il tema benessere economico con 141 indicatori, il tema comunicazione con 96 indicatori, condizioni economiche e disuguaglianza delle famiglie italiane con 84 indicatori. Il tema cultura con 104 indicatori, economia con 190 indicatori, istruzione con 105 indicatori, istruzione e lavoro con 13 indicatori, il tema lavoro con 106 indicatori, popolazione e famiglia con 215 indicatori, il tema salute con 215 indicatori, il tema salute e sanità con 174 indicatori. Il tema sicurezza con 96 indicatori, turismo 269 indicatori, infine il tema viaggi con 171 indicatori. Parallelamente alla costruzione del database, come abbiamo detto nella parte introduttiva, è stata presentata una descrizione degli indicatori per lo sviluppo sostenibile, ripercorrendo il percorso che ha portato alla nascita degli SDGs e del benessere economico e sociale, per poi proseguire con un confronto con i dati ISTAT e di altre fonti del database. Una volta selezionati gli indicatori in comune tra BES ed SDGs, è stata effettuata una ricerca nel database di ulteriori indicatori, che per significato si potessero avvicinare maggiormente agli indicatori proposti dai due schemi. Tra le aree tematiche elaborate sono stati selezionati 94 indicatori in comune con gli indicatori BES e SDGs, dei 94 indicatori selezionati per le tematiche ambiente, condizioni, disuguaglianza delle famiglie italiane, istruzione, istruzione e lavoro, lavoro e sicurezza, 22 sono disponibili per gli anni 2020-2021. Infine, attraverso lo studio di tipo analitico dei principali indicatori individuati, il progetto ha focalizzato l'attenzione sull'impatto del Covid-19, selezionando alcuni indicatori specifici. E vediamo appunto, diciamo, alcuni degli indicatori che sono stati trattati all'interno del progetto. Per quanto riguarda il tema istruzione, lavoro e economia, è stato riscontrato che gli effetti della pandemia hanno impattato in modo rilevante sui NEET, ovvero i giovani che non studiano e non lavorano, con un maggior aumento nelle regioni settentrionali, con l'incidenza dei NEET sulle forze lavoro pari al 18% nel 2020 rispetto al 15% del 2019. Il dato nazionale passa dal 25% al 24%, mentre per le regioni meridionali il dato è stabile al 36%, ma è un dato comunque preoccupante perché è alto e quindi denota una situazione alquanto problematica sul mercato del lavoro per i giovani del Mezzogiorno. Nel 2020 rispetto al 2019 diminuiscono il PIL dell'8,9%, il tasso di occupazione nazionale dell'1,6%, con una maggior riduzione nel nord.
Per quanto riguarda il tema economia imprese, la previsione del fatturato per dicembre 2020 e febbraio 2021 evidenzia una criticità per tutto il territorio nazionale, con un 61,5% delle imprese che dichiarano un peggioramento delle prospettive. Per le realtà meridionali, invece, il dato è lievemente inferiore, 60,7%. Per quanto riguarda il tema salute, come sappiamo, purtroppo l'impatto della pandemia in termini di vite umane è stato notevole, con un aumento nazionale dei decessi pari al 15,6% nel 2020 rispetto alla media 2019-15, con una netta prevalenza al nord, dove la variazione percentuale nel periodo è stata del 24,6% a fronte del 7,7% del mezzogiorno e al 7,5% del centro. La quota dei decessi al nord sul totale Italia è passata dal 46,8% medio del periodo 2019-15 al 50,4% del 2020. Per quanto riguarda infine il tema popolazione e famiglie, abbiamo riscontrato nel periodo 2020-19 c'è stato un netto aumento delle persone che si spostano abitualmente per raggiungere il luogo di lavoro solo con i mezzi privati, un fenomeno che è ampiamente in evoluzione nel Mezzogiorno. Infine, noi cosa ci aspettiamo da questo lavoro svolto? Beh, innanzitutto quello che speriamo in futuro è di poter costruire una piattaforma integrata di indicatori territoriali provenienti da diverse fonti, la possibilità, di integrazione con le statistiche sperimentali, quali il sito a misura di comune. La creazione, soprattutto avere a disposizione la creazione di uno strumento di consultazione standardizzato che sia funzionale all'attività del CISISTAT, dei Centri Informazioni Statistica, e avere a disposizione dei dati per i policymaker territoriali, quali le politiche sanitarie, per esempio. È tutto e grazie per l'attenzione. Buona giornata.